Stasera alle 20 siamo in live, non mancate! Oh regà, ma di che stiamo a parlare? La mappa di GTA 6 finalmente è stata divulgata e Sony vuole comprare Rockstar Games. Vedrete questo e molto altro nel video. Logicamente. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. È successa una cosa grave, è successa in realtà, sta succedendo da parecchio tempo, dall'inizio, da quando sono iniziati i preordini. PlayStation scarseggia. A quanto pare il numero di PlayStation 5 prodotte è molto inferiore rispetto alla richiesta. E questo è un bene, perché ovviamente il produrre poco un determinato prodotto aumenta la richiesta, ok? Però questo è un problema per, ovviamente, aziende che hanno deciso di fare preordini, come per quanto riguarda GameStop, perché GameStop ha detto: beh, ci paghi tot soldi e hai la PlayStation al giorno in cui esce, ok? Bene, e poi hanno detto: beh no, le PS5 in realtà sono poche, quindi per avere la PlayStation il giorno in cui esce devi pagare altri tot soldi. E questo non sarebbe un problema, perché tanto comunque se io preordino la PS5 la devo pagare la PS5 il giorno dell'uscita, quindi tanto vale che pago i soldi prima. Il problema a questo punto è che, beh, se io pago altri soldi e poi mi viene a dire che devo pagare altri soldi, mi va bene se arriviamo al prezzo finale della console, ma a questo punto, se tanto mi dà tanto, chi vorrà avere effettivamente la PS5 il giorno dell'uscita dovrà pagare più del prezzo dell'uscita, che è davvero un controsenso. Non credo possa succedere una cosa del genere, ma ipoteticamente uno dovrebbe pagare più del suo prezzo per averla il giorno dell'uscita. Perché GameStop ha detto chiaramente che probabilmente si arriverà a gennaio per chi l'ha prenotata e non vuole pagare di più. E questo è parecchio ingiusto sia da parte di GameStop che da parte di Sony. Io a questo punto non so neanche che fare, se comprarla ad un prezzo maggiore o altro. Ci potete dire un'altra cosa: GameStop in questo periodo ha attivato delle offerte, delle supervalutazioni per quanto riguarda la PS4 Pro. Ossia, porta la PS4 Pro, noi ti diamo 250 euro. Non in contanti nella maggior parte dei casi, ma quando pare in alcuni casi sì, vabbè, non mi interessa. Ti diamo 250 euro in buono. Di solito funziona così. Bene. Questi 250 euro uno dovrebbe tenerli per comprare la PS5, perché se uno dà dentro la PS4 Pro si presume che poi voglia prendere la PS5. Bene, ha senso, ma no questa cosa, perché adesso se io do dentro la PS4 Pro, con cosa gioco prima dell'uscita della PS5? Soprattutto se poi devo aspettare. Vedete, questo è un controsenso, soprattutto per il fatto che se io do dentro la PS4 Pro, consapevole del fatto che l'avrò a novembre, la PS5, va bene, ma io non credo che per chi dà dentro la PS4 Pro ci siano dei vantaggi per quanto riguarda la ricezione della PS5 il giorno dell'uscita. La ricezione, poi non so neanche se sia giusto, boh, dice ricezione per quanto riguarda il segnale di solito, ma mi perdonerete. Arriviamo ora a un argomento importante: Sony è intenzionata a comprare Rockstar Games? Beh, allora, se ne è parlato già in passato di questa cosa, già si vociferava un annetto buono fa che Sony volesse comprare Rockstar Games, cosa poi rivelatasi completamente falsa per il semplice fatto che non c'erano nemmeno le basi per dire che Sony volesse comprare Rockstar Games. Bene, adesso è successa la stessa identica cosa. Negli ultimi tempi Xbox e Microsoft, in realtà Xbox, ma che cazzo dico, ha comprato Bethesda, o meglio ZeniMax, che è la società madre di Bethesda e un sacco di altre aziende. Quindi si è detto: beh, se... aspettate, perché qua... se Microsoft ha comprato Bethesda e bla bla bla, allora forse Sony dovrebbe comprare Rockstar Games e Konami. Konami, va bene, non ci interessa parecchio, perché a noi non interessa, però è comunque un passo importante comprare Konami. E... chi ha pensato che Sony potesse voler comprare da un giorno per l'altro Rockstar Games? Ora... questo è bello. La gente si è messa sui social e questa cosa è esplosa veramente, di Sony compra Rockstar Games, Sony compra Konami, come se investimenti di miliardi di dollari si facessero dalla mattina alla sera. Così Sony si sveglia: compriamo Rockstar Games, compriamo Konami. Ma io davvero quando ho letto sta notizia ho detto: ma sul serio? È una roba allucinante. Ma come fai a pensare una cosa del genere? Ma poi perché Sony dovrebbe comprare Rockstar Games? Non mi è ben chiara questa cosa. Anche perché poi c'è da dire che se Sony volesse comprare Rockstar Games non potrebbe comprare solo Rockstar Games, perché Rockstar Games fa parte di Take-Two Interactive, quindi Sony dovrebbe comprare Take-Two Interactive, e è una manovra che costerebbe miliardi e miliardi. Ripeto, non si può fare una cosa del genere dalla mattina alla sera, neanche Sony se lo può permettere, ma non tanto perché non se lo possa permettere in termini monetari, ma perché
non se lo può permettere in fatto di senso. È un investimento che dalla mattina alla sera non ha nessun senso. Prima notizia riguardo parzialmente GTA 6, se vogliamo, perché questa cosa è stata collegata molto a GTA 6 in questo periodo. GTA 6 sarà fan-made, sarà ambientato a Vice City? Mi spiego meglio. In questo periodo si sta finendo il lavoro per quanto riguarda Vice City, rimasterizzato da parte dei fan, su motore grafico di GTA 4, quindi sul Rage di GTA 4. Ed è una buona cosa, ok? Però molti sono entusiasti per questo progetto, ma io non capisco veramente il motivo. Primo, non capisco mai, come dico sempre, l'entusiasmo per quanto riguarda Vice City. Però vabbè, ok, una Vice City rifatta completamente da capo andrebbe bene. E infatti questo progetto dovrebbe prevedere, dopo anni ed anni di sviluppo, addirittura 8 anni, un rifacimento completo di Vice City. Da capo, quindi texture rifatte, modelli rifatti, il che potrebbe andare bene, ok, ma il problema è la base. Anche se tu mi rimasterizzi Vice City com'era all'epoca e anche adesso, cioè ok, la grafica mi rimasterizzi, ma non puoi modificarmi la mappa. Perché? Perché è stata presa la mappa di Vice City ed è stata rifatta completamente la storia, senza cutscene, senza altro. Quindi di fatto tu, giocando a questa versione di GTA 4 con Vice City all'interno, giocheresti a Vice City senza le cutscene, facendo tutte le missioni, il che è un progetto veramente grosso. Questo è un progetto grossissimo che richiede un sacco di lavoro, infatti un sacco di gente si è messa a lavorarci a questo progetto. Però è quella Vice City, quello è il problema, ed è piccola per il 2020-2021 ormai, credo, perché arriverà nel 2021 questo progetto. Non puoi pretendere che nel 2021 ci sia una Vice City così piccola come lo era all'epoca, fatta con la grafica di GTA 4, che ormai è diventata vecchia. Anche la grafica di GTA 5 è diventata vecchia. Questa è una cosa che quando l'ho sentito ho detto: porca puttana, che figata! Poi ci ho pensato, ho detto: mica tanto. Perché? Perché questo è uno di quei progetti che all'epoca, quando è stato ideato, andava bene, ma adesso non va più bene. Perché il progetto, per quanto possa essere complicato, per quanto possa richiedere tanto lavoro, e per quanto possa essere difficile da essere attuato, per quanto possa aver richiesto l'intervento di un sacco di persone, deve essere ovviamente pensato per quando poi vedrà la luce. Perché se tu mi realizzi un progetto del genere in 20 anni e me lo rilasci tra 20 anni, è ovvio che diventa una schifezza. Puoi metterci tutto il lavoro che vuoi, ma diventa una schifezza. Comunque, perché ho nominato GTA 6? Perché ovviamente la gente vuole tanto Vice City su GTA 6, e quindi molti hanno iniziato a dire: ah, ma questo sarà il nuovo GTA 6! In questo periodo ho scoperto una serie di glitch di cui non conoscevo assolutamente l'esistenza, che permette di fare un sacco di cose in sessione pubblica su GTA Online. Li ho mostrati in uno degli ultimi video, vi metto qualche clip in sottofondo adesso, e cavolo, che glitch di merda, anzi che insieme di glitch di merda. Allora, uno di questi glitch ti permette di essere off radar all'infinito, quindi nascosto al radar all'infinito. Un altro glitch ti permette di andare sotto mappa con la Deluxo. Un altro glitch ti permette di sparare agli altri giocatori da sopra la Deluxo con i colpi incendiari. Quindi mi ricorda il meme dello spacciatore. Arriva il cliente dallo spacciatore, gli dice: cosa hai per me? Lui gli mostra tutto ciò che ha e lui dice: prenderò tutto. Ecco, quelli che utilizzano questi glitch hanno detto a Rockstar Games, che ancora lascia questi glitch: prenderò tutto. Davvero, è pazzesco. Ma come fanno a esserci questi glitch? E come fa a esserci ancora la possibilità di utilizzarli tutti insieme? Io sono impazzito nel video. Oh mio Dio! Con la Deluxo! Come con la Deluxo? Rockstar Games, in uno degli ultimi articoli del Newswire, ha scritto: noi abbiamo rimosso i progressi a chi ha fatto il glitch dell'appartamento che ha permesso di fare miliardi e miliardi, perché vogliamo mantenere l'ambiente di GTA Online sano. Come? Ma mi stai a pià per culo allora? Ma come vuoi mantenere l'ambiente di gioco sano? Ma uno che ha tanti soldi come può nuocere agli altri? Uno che ha anche miliardi con un account modato, come può nuocere agli altri? Uno che fa questo glitch nuoce all'esperienza di gioco degli altri. E ora parliamo della mappa di GTA 6, che sembrerebbe essere stata leakata. Potrebbe sembrare una grande stronzata all'inizio, però ho letto l'articolo che ne parla, e in realtà ne parlano molti articoli, e mi sono accorto che forse non è completamente una stronzata. Sarà una stronzata, ma
c'è la possibilità che non lo sia. Per quanto riguarda Red Dead Redemption, piccola parentesi, la mappa è stata divulgata un bel po' di tempo prima e si è pensato a una grossa stronzata, a un leak falso, perché sembrava effettivamente un leak falso, sembrava troppo dettagliata la mappa, sembrava fatta ad hoc proprio per ingannare gli utenti. Bene, questa volta è uscita una mappa leakata molto meno dettagliata per quanto riguarda GTA 6. Ovviamente non ci sono scritti nomi, non c'è scritto niente, c'è solo la mappa, solo l'immagine, e l'immagine è questa. Allora, è difficile spiegare una cosa del genere. Può essere possibile, ma io mi chiedo, ne vale veramente la pena di parlarne ancora? Nel senso, vale veramente la pena di scervellarsi a capire se questa mappa sia effettivamente di GTA 6 o no? Perché anche se fosse effettivamente di GTA 6, dietro a GTA 6 c'è una storia del tipo al lupo, ok? Che anche se questa volta questo leak fosse vero, c'è la grossa possibilità che la gente non ci creda. E di fatto la gente non ci crede, come è stato per Red Dead Redemption. Quindi io sto qui a dire, anche se questo leak fosse vero, non mi cambierebbe un cazzo. Ne abbiamo così tanto, abbiamo una così vasta scelta di leak per quanto riguarda GTA 6, che tanto ormai puoi scegliere quel cazzo che ti pare e puoi prenderlo pure per vero. Che tanto probabilmente almeno la metà dei leak che sono usciti saranno anche veri, perché tanto da una parte o dall'altra bisogna parare. Comunque, andando a vedere questa mappa, si può vedere che c'è un lago bello grosso. Oddio, la qualità è veramente infima, ma vabbè. Si può vedere che ci sono due isole. Molto bella la separazione delle due isole, tra l'altro, sulla destra. Mi piace davvero tanto, è una particolarità che vorrei vedere effettivamente su GTA 6, con magari qualche ponte in mezzo. Insomma, sarebbe figo, molto stile GTA 4, però in più vasta scala. Ci sono molte montagne, vedo, ci sono molte cittadine, però vedo che c'è anche tanta campagna. Non mi piace il fatto che ci sia tutta città sulla sinistra, non dico nord, sud, est, ovest, perché non si sa dove sia il nord. Però dai, è carina come mappa, vedo parecchi centri abitati, sarebbe stato bello avere magari un po' più di città, insomma, cioè un po' più di diffusione della città, perché ci sono centri abitati sì, ma non così tanto grossi, solo sulla sinistra vedo tanti edifici. Vabbè, sarebbe bella se effettivamente fosse questa la mappa di GTA 6, ma magari tra due giorni viene fuori che è la mappa di un altro gioco, perché è capace che sia anche così. Vedremo. Ragazzi, direi che per questo video è tutto, ditemi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, vi ringrazio per avermi seguito finora e noi ci rivediamo alla prossima!